Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gallo, sono l'episodio della nostra partita con la Repubblica Italiana su Victoria 3. Stiamo per, spero, potenziare il nostro blocco. Oggi secondo me è il giorno buono perché stiamo per riuscire perlomeno a buttarci dentro la Croazia, quindi spenderò dei soldi oggi per arrivare a questo obiettivo, ma in realtà inizialmente avremo dei problemi abbastanza seri con il Borneo, che in realtà è aiutato dall'India, quindi andiamo in avanzata totale con queste truppe per occupare l'India. Ma oltre questo c'è un'altra cosa importante oggi, perché fra un anno praticamente possiamo andare a prenderci un agitatore che è il nostro Leopoldino, che potrebbe darci la possibilità di attivare multiculturalismo. A quel punto svolta completamente la partita. Come sempre vi ricordo inizio episodio che i like e i commenti sono gratis e potete lasciarli, come l'iscrizione, invece l'abbonamento quello si costa, però potete farlo per vedere gli episodi in anteprima. Avanti, avanti, avanti. Ok, allora qua abbiamo promesso alla Spagna che l'avremmo aiutata. O meglio, sì, nel senso che gli avremmo dato la garanzia, quindi appena parte la guerra dovremmo avere pure quella inserita nel patto. Molto bene, guerra con il Brunei iniziata. A questo punto vediamo di spingere, ragazzi, per portarci la Spagna dentro, il Brasile dentro e la Croazia. Li voglio dentro tutti e tre e non mi interessa quanto mi costa, ma cerchiamo di farlo. Allora, iniziamo da il più piccolino. Mentre gli altri crescono tranquilli, iniziamo dal più piccolino. Qua vediamo di vincere la guerra perché in realtà stanno arrivando le truppe indiane, però il Borneo l'abbiamo già occupato, quindi buono. Dove sono finite le mie truppe? Oh, vi giuro, erano qua, hanno combattuto adesso. Se sono finite in Italia, ragazzi, qua evidentemente abbiamo scoperto come viaggiare nei port. Sì, sono finiti in Italia. Ma perché? Perché? Perché che eravate qua? Ah, basta sto teleporto delle truppe. Cioè, fare la guerra non sui confini nazionali, una grandissima rottura di scatole. La mia flotta che fine ha fatto? Anche questa in Italia? No, almeno quella no. Ok, possiamo potenziare qua intelligenza, vai. Non abbiamo recuperato le truppe, andiamo a menare le navi sue. Andiamo qua e meniamo le navi della Repubblica Indiana, sperando di affondargliele e soprattutto di portarci a casa almeno la pace col Brunei. In realtà con l'India non ho intenzione di vincere, però col Brunei sì. Ok, marzo, attenzione, dobbiamo fare a novembre le cose. Ok, no, non cultura, voglio vedere questo. 130, 67, 104. 104. Allora, dobbiamo fare tutti gli investimenti diplomatici possibili con tutti e tre. Attualmente li stiamo facendo con, no, non è questo, ho perso il segno. Croazia e Brasile, dovremmo buttarci pure con la Spagna. Guardate quanti soldi che sto spendendo, ma va bene. Qua stiamo andando di vestiti. Allora, un accordo o niente accordo? Va bene, un accordo, facciamo un accordo. D'accordo con l'accordo. Scuole, questo lo voglio. Vediamo se riusciamo a potenziare le scuole. Domanda, cosa vuole? Penso che lasceremo le cose andare male. Meno 5 non mi interessa. Potevo leggerlo prima, questo è chiaramente un errore, però se riuscissimo a eliminare, magari la conquistiamo quella così non c'è più. C'è una flotta indiana qua nel Mediterraneo, però la flotta spagnola la sta menando. Noi andiamo a portare la nostra flotta per distruggere la flotta indiana, perché se affrontiamo le navi indiane, comunque questa cosa ci accomoda. Perché abbassiamo il loro prestigio. Il Borneo si è arrenduto molto bene. Siamo a maggio. Siamo a maggio. Qua nel mercato le situazioni sono buone. Prendiamo questi perché comunque ci servono. 144, 77.
104. Quanto sale? Dai, tool tip. Metà delle volte non funziona, l'altra metà non salisce ancora. Ok, abbiamo un po' di immigrazione. Loro stanno colonizzando in giro. Va bene, va tutto bene, va tutto bene. Francia, Stati Uniti. L'Inghilterra sta dalla parte degli Stati Uniti. Cosa volete fare? Conquista della Liberia o libera il Senegal? E libera l'Occitania, libera Lussemburgo. No, ragazzi, speriamo che l'Inghilterra entri. Speriamo che l'Inghilterra entri. Qua vogliono andare tutti contro la Francia. Ma vedi che era la mia neutralità? Dichiaro la mia neutralità perché la Francia si merita, dopo che ha vassalizzato la Cina, di morire male. Qua, ok, cioè, bella questa bandiera. Mi piace. Ok. Poi, join, 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 tac, tac. Togli tutta sta roba che non ce ne frega niente. Qua dichiaro la neutralità perché tanto non credo che nessuno ci voglia dare nulla. Perfetto, friendly da tutte le parti. E va bene. Stiamo garantendo tutto, quindi sono tutti super mega felici. A posto. Adesso, qua cerchiamo di affondare la flotta indiana. Cosa che comunque ci dà un botto di punti. Poi non so se sbarcare da loro, onestamente sarebbe particolarmente complesso, ma iniziamo a sfondargli la flotta. Siamo a giugno. Mara c'è un'obbligazione. Quindi, cosa posso fare con questa obbligazione su di lei? È ribellosa. Vuoi diventare un livello più basso? No. Non so, neanche con l'obbligazione posso fare niente. Agitatore nel governo. Force Military Access. Dai sul mercato. Potenzia il regime. Allora, in realtà potremmo magari fare questo, però perdiamo legittimità. Quindi semplicemente con quello non ci facciamo niente. Allora, poco accesso in Lombardia. Allora andiamo ad aumentare. Cosa manca? I trasporti? Usti. Allora sicuramente questa ne facciamo due e le mettiamo davanti. Poi bassa organizzazione e shortage di trasporti. Lombardia che l'abbiamo già curato. Curato, va bene. Poi ne mettiamo uno davanti. Bene. Ok, allora poi ci sono queste armate che sono qua. Le mandiamo dentro. Lui, così abbiamo diciamo una truppa leggermente più forte, però non può garantirseli tutte e tre. Vediamo se abbiamo qualcuno di interessante. Nessuno dei tre. Allora 5 ne possiamo spostare, ma no, lui ne può portare tranquillamente. Cosa sto dicendo? Via. È la Guardia della Repubblica che non è a posto. Proviamo lui che è coraggioso. Tanto i landowners ora sono abbastanza influenti. Allora, c'è l'etnostato. Siamo a giugno. Siamo a giugno. C'è l'agitatore a novembre, per quello continuo a guardare. 155, 184. Allora, backroll. Non ho abbastanza punti. Come che li sto usando? Patto difensivo con la Francia, che potremmo anche mandare quel paese.
Diritto all'investimento con la Sardegna Piemonte. No, scusa. Ce l'ho o non ce l'ho? Ad investimento questo. Ok. Mutuo l'investimento in Brasile, garantisci la Croazia. Allora, va bene così per ora. Quando la Croazia entra, la rompiamo tutto e possiamo mettere le lobby anche dalla loro parte. Tra l'altro, scusa, ma la Francia la fai o non la fai la guerra? La fa. Oddio. L'Inghilterra, ragazzi, qua spaccano la Francia. Anche perché la Francia comunque è pure in questa guerra qua. Contro 90 truppe. Quindi è pure impegnata di là, eh. Camera, quindi più prestigio. Abbiamo perso? Ah no, abbiamo vinto, ok. Flotta Mazzini. Inseguili. Inseguili. Vediamo se vanno qua. No, vanno a casa. Magari vanno in un porto, eh? Sì. Allora, facciamo un'invasione. Qua. 3 settimane. Vediamo se riusciamo a portarcela a casa. 165, dai. Questo qua, ormai la Croazia, ragazzi, è dentro perché c'è un vantaggio 222. Questo arriva a 170. Quando togliamo le cose da lui, le mettiamo qua. Qua non è ancora nata la lobby. Dai, Brasile. Dai, che è giunto il momento. Anche perché fra 3 settimane finiamo questo. Abbiamo una botta. Abbiamo una botta. Adesso vi faccio vedere che cosa succede fra 3 settimane. 14 giorni. 14 giorni. Lobby demand. Dov'è novembre? Ok, siamo a ottobre. Siamo a ottobre. Qua purtroppo non posso fare niente. Non la molla. Non la molla. Ragazzi, è iniziata la guerra. È iniziata la guerra. Oh, aspetta. Mi stai dicendo che pure la Spagna è contro la Francia? Ha! La Francia esplode! La Francia esplode, gli fanno rilasciare l'Occitania. A questo punto va molto bene, va molto bene. Ok, qua le battaglie ancora non le abbiamo fatte, qua non ci sono truppe, forse ce la facciamo sbarcare. Ok, abbiamo sbloccato un mandato, intanto siamo a 23 ottobre, fra un mese dobbiamo fare cose. Ora vi faccio vedere le figate dei mandati. Vabbè, allora, il primo dovete sceglierlo in base al tipo di lega che siete, ok? Il secondo potete scegliere quello che volete, o l'altro che vi manca, questo qua vedete che è solo per noi, perché è un primary, perché possiamo farlo solo noi che siamo una trade league. Però io ho intenzione di tenermi questo, probabilmente fino alla fine, Construction fino alla fine, Colonial probabilmente per tutto il tempo e poi Libertà di movimento. Ma ora non andiamo a fare nessuno di questi tre, andiamo a portare lui a livello 2, perché abbiamo una cosa che è micidiale, vi faccio vedere. Qua andiamo a sbloccare per i nostri trade center, questo qua, Influential Trade Center, che ci dà migrazione e 2 punti di influenza, ma è per livello. È tantissimo. Adesso vi faccio vedere quanti livelli abbiamo. Poi clicchiamo e vedremo questo numero schizzare alle stelle, chiaramente. Ma se noi andiamo a scegliere i nostri trade center, abbiamo 605 livelli di trade center. E sono per la maggior parte in Campania, Piemonte, Mauritania, ok? Va bene. Non l'abbiamo purtroppo. Purtroppo non l'abbiamo tipo in Lombardia così, però vabbè, insomma. Dico purtroppo perché è una struttura che crea tanto a livello urbano e quindi ci sarebbe stata comoda anche lì. Comunque chiaramente qua andiamo a buttarci da questa parte, Summit 1000 punti in più, quindi a questo punto andiamo a potenziare la lobby anche in Spagna.
Ok, e io spero che nasca la lobby lì perché ci serve tutto. Trade agreement. Meno 3, il Brasile è meno 3 per un accordo difensivo. Potremmo quasi romperlo con la Francia perché tanto la Francia fra un po' esplode. La Francia fra un po' esplode. Sto pensando se posso fare qualcosa per potenziare un po' di più ancora, ma temo proprio di no. Temo proprio di no. Allora, gli Stati Uniti stanno sbarcando pure qua, quindi, boh, secondo me la Francia davvero, ragazzi, la salutiamo. 7 novembre, abbasso la velocità. Dov'è finito Leopoldo? Aiuto. Dove sei Leopoldo? No, non c'è più. Dai, ma perché siamo così sfortunati? A noi serve qualcuno. Positivismo, cos'è? No. Ma che fine ha fatto Leopoldo? Leopoldo, ti prego, torna. Ho mala testa, che sarebbe proprio la persona che voglio in realtà. Non c'è più Leopoldo. Non c'è più Leopoldo. Ma porca miseria. Vabbè. Questo toglierlo perché tanto non farò sicuramente nulla contro gli inglesi. Eppure questo non lo facciamo, via. Questo qua se riusciamo facciamo un achievement, mi avete spiegato, quindi non ci interessa. Puliamo un po' la schermata. Convogli sunk, dove? Western Mediterranean. Però qua c'è la flotta spagnola, teoricamente la stiamo massacrando lassù, no? Io qua non vedo le sue truppe. Vediamo se le battaglie navali vanno. Tanto comunque qualcuno ora lo posso prendere. Questo è il problema. Perché non posso invitare nessuno per 5 anni? Ma non è vero. Ma si sbloccava molto prima. Cos'è successo? Cos'è successo? Perché non posso invitare nessuno per 5 anni? Io non ho invitato nessuno. Ho miscliccato e invitato qualcuno? No. Un potenziale agitatore. Ah, aspetta. Ora posso farlo. No, erano quelli lì che non potevo, ok. Autoritarian. Land reformer. Ateismo. Command economy. C'è worker protection, tutto sommato, però. No, non voglio nessuno di questi. Non voglio nessuno di questi. Nessuno di questi è decente in alcun modo, onestamente. No, assolutamente no, anzi. Sarebbero da cacciare pure quei due, ci sta girando male, eh. Rubber in Zambia. Possiamo ancora invitare nessuno. 192. Ci siamo quasi. Possiamo aumentare l'autonomia, non mi sembra una buona idea. Possiamo ridurre l'autonomia di Vazumbi qua, ok? Dove sei? Sei un dominio. Vai, diventa un puppet. Quindi abbiamo tre puppet. Non stiamo costruendo, quindi stiamo guadagnando soldi. Costruiamo ovviamente. Allora, seta e ancora vestiti, utensili. Possiamo importare l'oppio.
abbiamo 3.000 punti qua. Posso aggiungere qualcosa? No, questi sono tutti sviluppati al massimo. Tecnologie. Cosa stiamo facendo? Giusto per capire. Questa. Oh, si sta sviluppando da solo il femminismo? Bene. Perché se si sviluppa da solo il femminismo, questa va più veloce. 8 mesi. Bene. Benissimo, allora magari riusciamo a fare l'antimalarica prima. Basso accesso al mercato in Piemonte. Allora, iniziamo a fare un po' di lavori. Diamo una bottarella qua e una qua, perché comunque quelli ci servono. E queste le abbiamo fatto. Poi, construction sector, per ora no, perché comunque siamo ancora in negativo. Qua abbiamo sotto i tools, abbiamo tanto vetro, esplosioni. Ok, allora a questo punto potremmo provare a fare così. Manca ancora un po' di vetro e un po' di acciaio. Vediamo se possiamo modificare solo i suoi. Ok. Quindi abbiamo 700 costruzioni. Ora non ci interessa. Chi è che è rimasto indietro? Piemonte, Sardegna e Toscana. Fa anche la Toscana. Piemonte e Sardegna. Ok. Quindi andiamo a fare un po' di fabbrica di utensili, perché ho visto che comunque servono, e un po' di acciaio. Facciamo un po' di acciaio qua e qua, 5 e 5. Poi altre qua che comunque non guastano mai. Toscana e Lombardia. Ok, poi utensili. Veneto. Vetro. Qua. Esplosivi. E poi torniamo a fare i vestiti perché ne servono tanti. Arriva 3, poi facciamo 5-5-5. Anche il cibo manca un po'. Arriviamo a 8. Non ho tanti peasants, però posso permettermi un po' di giocarmela così, secondo me. Campania, Piemonte, Lombardia, Lazio, arriviamo a 5. Ok, forniture. Ok, come risorse invece? Arriviamo al massimo di carbone in queste zone. Tiriamo fuori anche un po' di ferro. Tiriamo fuori anche un po' di ferro, il legno. Pure perché un po' lo compriamo, ma va bene. E vediamo di finire pure il pesce, perché ne stiamo importando un botto. Quindi pesce in Italia fatto, le balene non ci interessano e questi li mettiamo davanti invece. Queste le mettiamo davanti. Sono un po' deluso dagli agitatori, ragazzi, ma questo è l'episodio del blocco di potere. Qua non penso riusciremo a imporre nulla, quindi magari cerchiamo di davvero affondargli la flotta per metterci in una buona posizione per il prestigio. Perché loro sono ancora davanti a me, però se gli facciamo male alla flotta va bene. La Spagna avanza nella Francia. Pure qua, sì, la Francia, ragazzi, è andata. La Francia è totalmente andata. Ora noi perdiamo un po' di soldi, ma il prezzo del progresso. Qua riusciamo a fare lo sbarco o avete deciso che non è la vostra intenzione? Beh. Sbarchiamo? È possibile? Is it possible?
Maledetti, voglio un agitatore. Che poi se avessi un multiculturalismo avremmo molti più agitatori. Però chiaramente non è quello lo scopo. Secondo me ci siamo. 107, 127, 120. Ragazzi, è il momento. Invitiamo la Croazia. Vai! Allora, in realtà la Croazia non serve praticamente a niente perché è un insignificante. Però, intanto, possiamo andare a togliergli tutto quello che gli stiamo facendo. Quindi recuperiamo un po' di soldi e magari lo possiamo fare a qualcun altro. Magari lo possiamo fare a qualcun altro. Garantisci le libertà, dove cacchio sta? Togli pure questo. Via. Togli pure questo. 129, no, ma qua, questa entra sicuro, ragazzi. Guardate quanto stiamo spingendo. Arriviamo a 200. Beh, sicuro no. Arriviamo a 210, però. Che è buono. E sta salendo molto rapidamente. 137. Qua arriviamo a più 9. Siamo a 124. Mi sembra che stiamo puntando a più 9. Magari non è super aggiornatissimo. 13% possibilità di far passare questo. A me non dispiacerebbe. Mi sa che facciamo arrabbiare un po' di gente, però. Le elezioni sono fra un anno. Francia colonizza Tonga. Qua purtroppo è andata così. Ciao! Oh, finalmente! E non siamo riusciti a sbarcare con tutte le truppe. Bellissimo! Bellissimo! Cioè, siamo qua da 20 anni e abbiamo aspettato che loro arrivassero. Bello! Vabbè, la prima però l'abbiamo vinta. Ora stiamo perdendo la seconda. Abbiamo perso 2000 uomini. Lo sbarco poteva essere fatto 20 anni fa. Deve essere fatto 20 anni fa per davvero? Mi sembra che la Francia potrebbe resistere, eh? No, 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 no. Qua gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti con che truppe stanno combattendo? No, con quelle skirmish. Ecco, una cosa che noi potremmo fare in realtà è potenziare tutte le armate. Facciamo upgrade. Loro stanno colonizzando Gabon. Ok. Una vittoria, una sconfitta. Anche questa. Cancella l'invasione navale. Cancella l'invasione. La Spagna è occupata di là. Noi pigliamo la nostra flotta e andiamo in giro a menare un po' la sua. Quando non sarà più necessario, poi facciamo la pace. Poi facciamo la pace. Sì, la Francia, ragazzi. Beh. Non è che faccia schifo la Francia, eh? Sta vincendo più battaglie di quelle che sta perdendo, però è invasa da tutte le parti. Allora, tecnologia e production method per naval base. Questo qua va a utilizzare più ufficiali, meno servants. 68.000? What? Fallo. Fallo assolutamente. Ok. 68.000 è un botto. Fertilizza tutto. No, 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 fertilizza tutto, che abbiamo un botto di fertilizzante, altro che. Scava come se non ci fosse un domani, soprattutto l'oro, usa la dinamite dappertutto. Nord del Borneo. Vai. Sega nastro e quant'altro. Meno 300.000. 173. 173. Allora, qua cosa cambia? Casualty taken. Raid convoy, escort convoys. Coordinated.
Intercettali e menali. Spero ci sia uno scontro. Abbiamo questi due ordini. Per il resto, tanto loro non riescono a invadermi. Quindi stanno spendendo più loro di me. Questi qua potremmo anche fare una cosa. Visto che siamo qua a cantarcela, andiamo a fare nel frattempo la conquista del Kutai, che non entra nessuno. Mettiamo loro qui. Questo è decisamente overkill. Ma almeno teniamo le truppe in guerra a fare qualcosa. Allora, il Senegal glielo stanno occupando tutto. Glielo stanno occupando tutto. Mi dispiace non parte poter partecipare contro la Francia, ma non potevamo. Amburgo, no. Amburgo, no. Tu cosa fai? Allineamenti. Il volto dell'Ecuador. Ok. 151, 188. Ragazzi, dai che la Francia, la Spagna entra. La Spagna entra, non abbiamo convogli. Quindi vediamo un po' infrastrutture basse. Arriviamo al massimo in Piemonte. Che ci servono. Un po' il mercato. Allora, togli tutto quello che non è. La Spagna comunque ha cambiato bandiera. Lasciamo solo qui tre lì per adesso. C'è solo queste due, fin tanto che non entrano, poi decideremo. Devo fare altro vetro. Possiamo esportare vestiti. Visto che qualcosa comunque che genera prestigio lo facciamo. Perché vuol dire che almeno incentiviamo i nostri settori di produzione a produrre proprio queste. Auron Clouds, in realtà probabilmente ne importiamo troppi per quelli rispetto a quelli che stiamo utilizzando. Questi invece sono tutti da produrre. Possiamo importare però un po' di oppio. Ok, questo non ce lo vuole vendere nessuno. Questi invece non li importo, dobbiamo produrli noi. Quindi teniamo il prezzo alto. Teniamo il prezzo alto. Qua entra qualcuno? No. Non esisterei più, quindi a posto. Dichiara la neutralità. Uruguay. Dichiara la neutralità. Ci siamo ragazzi, la Spagna è vicina, può entrare la Spagna, vai. Spagna nel blocco è un potere maggiore, quindi adesso andiamo a produrre molto più di questo. Da 9 anni a 33 mesi. Oh, che figata! Ma soprattutto possiamo andare a togliere questi. Togliamo tutto! Risparmiamo un botto di soldi! Ok. E garantisce la libertà, mi sa che fin tanto che siamo in guerra non posso togliertelo perché è uno dei motivi per il quale t'ho portato in guerra. Dov'è garantisce la libertà? Sì, non posso toglierlo per 10 anni, ok, perché era parte di un trattato. Io vorrei dentro anche il Perù Bolivia. 159. Secondo me il Perù Bolivia riusciamo a infilarcelo dentro. National per l'etno stato? No, questo qua se ne deve andare. Allora, questo qua non è così male, eh? Cultural exclusion. Si oppone al multiculturalismo, però almeno abbiamo la scuola. Almeno abbiamo la scuola. Questi qua vogliono la religione di Stato. Potremmo invitare Toma De Tosta, ma non è che ci serva per davvero. Allora, adesso abbiamo loro al governo. Questi sono felici. Proviamo a far passare questa legge.
13%. Vabbè, intanto che non arriva qualcuno, nessun altro, facciamo così, dai. Allora, invitiamo questo che vuole le scuole. E questo dovrebbe darci una possibilità maggiore di farla passare. E proviamo a farla passare. Quindi cerchiamo di affondare la flotta indiana che ci serve. Qua tutta la Francia verrà completamente distrutta. Attacco al Kutai. Poi teniamo in piedi questa guerra e facciamo altre guerre contro di dure, perché la guerra con la Francia comunque praticamente è la prima guerra mondiale, cioè Spagna, Inghilterra e Stati Uniti contro la seconda potenza. La Trade Union entra nella Lega contro di loro. Va bene. Poi cos'altro volete? Va bene. Sì. Movimento per l'etnostato, no. Vai via. Non ti voglio. Kutai conquistato, perfetto. 162, dai che sta aumentando. Dai che sta aumentando. Allora adesso andiamo a conquistarci Tidore. Non entra nessuno, ottimo. Le mie truppe che erano qua saranno finiti in Italia con la solita magia del teleport. Esatto. Non sono qui. Abbiamo appena vinto la guerra, eh. Questa cosa che vengo teleportate a casa non ha senso. Davvero non ha senso. Qua, vedete che siamo sempre negativi, ma non andiamo mai in debito. Il punto è questo, che tutto quello che viene costruito poi viene acquistato da qualcuno, dagli imprenditori, e quindi di fatto continuano a ripagarcelo. Quindi potremmo anche provare a spingere un po' di più, ma non dobbiamo esagerare. Appena vengono pronti i tools, ce la possiamo fare. Oh, aspetta, 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 che vedo che sta entrando qualcun altro, eh. La Russia sta pensando di entrare di qui. Questa guerra mi interessa. Perché c'è pure questo? Ah, perché sono i Tidore separatisti, quindi stiamo attaccando un doppio Tidore. Tidore, ok, quindi siamo in guerra con entrambi i Tidori. Bellissimo, meraviglioso. Ok, potremmo effettivamente attaccare qua. Sessantacinque truppe. Potremmo buttarci sulla Persia. E siamo a 38 minuti, ragazzi. Scusate, mi sono perso via. Non ho visto che passava il tempo. Siamo riusciti a far entrare la Spagna nel nostro blocco. Adesso ogni 2 anni possiamo passare, circa 2 anni, possiamo far passare un mandato, e quando entrerà il Brasile sarà ancora meglio. Poi voglio cercare di portare dentro tutta l'America del Sud, e chiaramente, beh, qua sono i nostri territori, però niente male, niente male. Potrebbe entrare pure il Montenegro, che però è un pistolino abbastanza inutile. Io vorrei che entrassero quelli grossi, perché adesso chiaramente noi siamo il terzo blocco, e se la Francia le prende di brutto potremmo anche superarla. Siamo oltre 105 milioni di soldi, stiamo per superare la Francia in GDP. Purtroppo la popolazione sta crescendo, ma non abbiamo ancora quello che vorrei io, che è il multiculturalismo. Lì avremo davvero un cambio di passo molto molto importante. Dai, le cose stanno andando abbastanza bene. Ora conquista di Tidore e con questi la tregua quando finisce? 93. Perché voglio conquistare tutta Papua o comunque la maggior parte. Chiaramente è un problema per il fatto che ci sono altri vassalizzatori, colonizzatori, scusate.
Qua stesso discorso, questa parte è inglese, quindi non, per ora non ce lo possiamo permettere, però vediamo un po' come vanno a finire le cose. La Francia sta cercando di sbarcare qua negli Stati Uniti, ma penso fallirà e vuol dire che ha meno truppe che stanno difendendo casa. Speriamo che la Francia le prenda di brutto, ragazzi. Ci vediamo sotto nei commenti, GG a tutti.